Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata organizzata dal progetto Ritmica Romagna in collaborazione col Comune di Bagno e Cavallo. Mi fa molto piacere vedere la sala così piena. Ringraziamo il Comune di Bagno e Cavallo per averci appoggiato e per aver organizzato insieme a noi questa serata. Sono molto contento di avere qui al mio fianco due atlete di un certo livello. Spero che, insomma, che quello che racconteranno, quello di cui parleranno, spero che vi faccia capire che lo sport forma, insegna e ci aiuta anche a crescere sia come atleti naturalmente, ma anche come persone. Bene, allora presentiamo subito, intanto ringraziamo il Presidente. Andiamo subito agli ospiti d'onore di questa serata. Diana Popova. E Carlotta Giovannini. Ho cominciato a 5 anni, per la prima volta sono entrata a 5 anni in palestra e qua vi dirò il primo impatto. Sono scappata. Poi per puro caso mi vede l'insegnante più importante e dice: no, guardate, è magra, ha le gambe lunghe, facciamola entrare, dai, vediamo com'è. E così è cominciata l'avventura. Giustamente dicevano: va bene, tu con calma, guarda qua, segui le altre, però non cominci a fare le gare perché porti gli occhiali e non vedi gli attrezzi. Questo mi ha dato ancora più un stimolo per mettermi a lavorare ancora di più e far vedere che non è vero che se porto gli occhiali non riesco a fare. Non avevo gli esercizi miei perché, visto che avevo i difetti, per loro perché si diceva proprio così, difetti, ho imparato gli esercizi di tutte le ginnaste, perché non avevo i miei. E così loro, quando facevano, io da parte, fuori dalla pedana, ripetevo ogni esercizio. Alla fine sono diventata più brava delle altre, perché proprio facevo tutto. A 9 anni ho cominciato a gareggiare e poi pian pianino, la prima gara più importante, ho battuto tutte le bambine del mio gruppo. Dopo questa bellissima esperienza nessuno parlava più con me, perché dall'ultimo, dall'asino che non poteva, di punto, poi sono diventata la punta della squadra. E io ho iniziato a 3 anni ad entrare in palestra, spinta tra virgolette dai miei genitori, perché ovviamente in casa ero super mega attiva, non stavo ferma un attimo e loro non riuscivano più a tenermi, insomma, ferma, erano disperati perché io li facevo davvero impazzire. E quindi diciamo che la mia carriera è iniziata a 3 anni ad entrare dentro la società. Non è stato facile entrare in nazionale perché ci ho messo tanti anni e tanti sacrifici, ho dovuto lottare proprio fino alla fine. Ci sono tanti sacrifici, ma se fatti bene puoi ottenere anche tanti risultati. E sono contenta di quello che ho fatto e ringrazierò comunque sempre i miei genitori per questa cosa qua. Ringraziamo l'assessore Enrico Sama per essere passato a salutarci. Campionessa europea juniores con il cerchio e il nastro, vice campionessa sempre juniores, poi questo è del 91, 92 campionessa europea, come posso dirlo, proprio senior ufficiale, quelle sì, e 95 vice campionessa mondiale, con tante altre medaglie che sono dei vari attrezzi. Allora, io nel 91 avevo un anno in Italia. Allora, io da junior non ho vinto niente, ho solo partecipato a europei e mondiali. Solo? E nel 2006 abbiamo vinto per la prima volta come squadra senior, quindi la prima squadra, gli europei a squadre, quindi battendo Russia e Romania, che non era mai successo nella storia, e quello è stato per la nazionale, per l'Italia, un ottimo risultato. Poi a livello di individuale ho vinto 2 europei, 3 coppe del mondo
e ho partecipato alle Olimpiadi del 2008. Come avete visto, nell'artistica c'è il volteggio, che è rincorsa col cavallo, fai il salto e arrivi, dove io ho vinto l'oro. Parallele asimmetriche, quindi saggio alto e basso. La trave, che è l'asse di equilibrio, e il corpo libero, dove c'è quella musica e si fanno le diagonali. Come avete visto, la differenza è che da voi nella ritmica c'è più eleganza e più artisticità, mentre da noi è uno sport più di potenza, di forza, insomma. Queste sono principalmente le due differenze più evidenti. E intanto sono molto contenta e volevo ringraziare tutto lo staff, il presidente Daniela e anche tutte le tecniche che sono qua, di avermi dato questa possibilità. Due cose abbastanza vicine sono un po' la parte di tenuta, che serve sia a voi che a noi, e l'equilibrio. Quindi diciamo che la danza va bene sia per voi che per noi. Alcuni salti, non tutti, che abbiamo preso da voi, state prendendo da noi, quindi diciamo che esatto, piano piano e qualche piccole, ma proprio piccole la differenza che noi utilizziamo i piccoli attrezzi, voi grandi. Esatto, queste sono le due differenze. Proprio. Noi usiamo di più la potenza e voi invece usate di più l'eleganza e la scioltezza. Cosa che invece noi la scioltezza, insomma, avete ben visto. Che non serve tanto. Non serve tanto, no. Esatto. Questa è la parte dell'artistica. Ma no, hai già detto tutto. Aggiungere qualcosa? Che prima la ritmica era molto più vicina alla danza, adesso si sta avvicinando un po' più di più a voi. Vero. Invece prima era molto, tipo erano le ballerine che avevano i attrezzi in mano, e vi dico una vicina che ha smesso da pochissimo. Kudryavtseva si avvicinava molto al vecchio codice, perché lei, anche se faceva tutte le difficoltà, sembrava una ballerina con gli attrezzi in mano. E no, non per caso è una delle, per me, la mia preferita, diciamo. Si avvicina alla perfezione. Sicuramente una cosa che accomuna entrambi gli sport ovviamente è la parte delle emozioni, la parte del pre-gara. Come le avete vissute questi momenti? A livello di Olimpiadi, almeno per il mio caso e per la mia esperienza, le Olimpiadi è completamente, cioè l'atmosfera attorno è completamente diversa da qualsiasi altra competizione, ma anche solo un mondiale, perché tu alla fine alle Olimpiadi ti confronti comunque con le stesse ginnaste che incontri ai mondiali, però è proprio l'atmosfera attorno che ti cambia, l'emozione, tutto più in grande, è diverso. Però le Olimpiadi, come le ho vissute io, dal punto di vista villaggio olimpionico, tu vedevi un clima di felicità, tutti giravano. Io ho visto per la prima volta NBA dal vivo, che sono rimasta lì a guardarli, non riuscivo proprio a staccarmi. Poi ho visto personaggi molto conosciuti e c'era un clima di festa, non era, non come quando vai a fare una gara di ritmica, là era proprio, vedevi tutte quante preoccupate, tutte che volevano vincere. Invece alle Olimpiadi vedevi, sembrava una festa in grande con tutto il mondo e con tutti gli sport. Ovviamente un po' di ansia, agitazione c'era, ma è normale. Però dopo, cioè dal momento che sei lì, non è che puoi pensare troppo a oddio, ho paura, no. Pensi all'esercizio che devi fare e come va, c'è va sempre, sì, non sì, cioè non esiste senza. Allora è peggio la patia, secondo me. Meglio che ci sta un po' di ansia, perché sei più carico e riesci a far meglio. Invece se arriva la patia non fai più niente. Allora, la mia esperienza, io in nazionale, anche con le mie compagne, eravamo e siamo tuttora oggi rimasti in buoni rapporti, quindi non c'è mai stata competizione tra di noi, che il nostro, anche se uno sport individuale, perché alla fine sei tu quello che sali da solo, non è che c'hai la tua compagna che ti fa compagnia, e abbiamo anche gare di squadra, quindi... ripeto, noi credo che se non fossimo state davvero così unite, così legate, l'oro all'europeo, non so se riuscivamo a vincerlo, sono proprio sincera. Avere un legame, avere un rapporto di amicizia sereno, senza competizione tra le ginnaste,
per me è un'ottima cosa. E io ripeto, tuttora sono in contatto e in ottimi rapporti con le mie ex compagne e colleghe. Quindi... Allora, quello che dici te è ottimo, diciamo è meglio, però io non ho vissuto la stessa esperienza. Certo. Non esiste sempre questa bontà, non esiste sempre tutta questa benevolenza fra le ginnaste, anzi le più grandi cercano pure di smontarti. Perché dicono a me, per esempio, c'erano le battute, adesso sei piccola, pure tu ti stanchi e smetterai di lavorare così tanto. Per questo, quando, però io sono un individualista, diciamo la squadra già ha un altro tipo di percorso, perché là invece loro devono respirare, muoversi e vivere come fosse una. Se non riescono ad arrivare a questo livello, la squadra non vince mai. Io sono proprio individualista, per questo la mia esperienza è completamente diversa. Però comunque fra di noi, purtroppo, vi dico, c'è stata sempre la competizione, non tanto sana sempre, però da un punto di vista, in quel modo siamo migliorate pure di più, perché ognuno cercava di battere l'altra. E da una parte direi che ha fatto bene questa competizione, dall'altra a livello umano non era molto sana. Potencia de piernas tiene. Buena carrera, buen salto. Carlotta Giovannini, o Suchevel. Elle a pris la cinquième place au championnat d'Europe. Au printemps dernier, au Suchevel, Carlotta Giovannini. Elle est aussi, bien entendu, très applaudie puisque Chiasso se trouve à la frontière italienne. 25 mètres de piste d'élan. Ah, magnifique. Yurchenko double vrille, bien envolé. Second tumble coming up. Two and a half twist into straight front. Veel turnsters. En ook andere problemen. Russische ploeg bijvoorbeeld, die een voedselvergiftiging opliep in het trainingskamp en daardoor plotseling alles moest veranderen. Maar we gaan kijken naar Carlotta Giovannini uit Italië. Yurchenko. Springt ze erachter. Good round off the lovely contact. It all depends on the gymnast hitting that platform, lifting off the top. The platform sprung a little bit, and if they hit it right, it'll elevate them into the air. Toernooi, althans bij de senioren. Maar zij was in Parijs de nummer 1 op dit onderdeel bij de wereldbekerwedstrijd die daar is gehouden.
un ejercicio de caballo con arcos que hizo Gil Supay esplendoroso, vamos. Hasta Vitali Serbo, con el que empató, le saludó desde abajo diciendo que él era el campeón. 14.925. La coreana. En die daarna maar liefst 19e punt zakte voor de tweede sprong. Kijk. Parmi les très bonnes. Un ballon de 400 grammes. Prétendante au titre mondial. Au ruban, et regardez ce dégradé de vert par rapport à sa tunique, c'est tout simplement splendide. La divine Diana Popova est sur le parquet de la Stadthalle de Vienne pour son exercice au ballon. Elle seule peut venir inquiéter Ekaterina Serebrianskaya dans l'optique d'un titre. この首の後ろでボールを取る、これはビアンカ・パノバ選手が初めてやったんですね。ブルガリアが生んだ技術の一つなんですけど、今はどこの国の選手にも入っています。À Vienne en Autriche, elle avait enchanté le public viennois. Va-t-elle en faire de même ici? Retour au massue, comme vous avez pu le constater, ces deux petites quilles dont elle se joue véritablement. L'orchestration des quatre saisons d'Antonio Vivaldi, je puis vous dire que l'automne est très très beau ici à Vienne devant un tel spectacle. Oh. Moins, si ce n'est plus. Faut surtout pas qu'elle se déconcentre et qu'elle continue, la compétition n'est pas finie. La jeune Bulgare, d'ailleurs toutes les concurrentes sont très jeunes, la moyenne d'âge des gymnastes de GRS. このポポバの予選の時にはこのリボンで失敗をしています。あれも何気ないところでしたが、そうですね。さあ今回準決勝。